Bentornati su Enjoy Television con i Datura e Pezzi da 90. Da oggi, per le prossime puntate, vi racconteremo la musica trance. La consueta leggenda sulla creazione del termine trance in riferimento alla musica attribuisce a Klaus Schulze e dal suo album Transfer del 1981 la paternità sulla denominazione. Ma al di là del mito, nei primi anni 90 il termine trance era sicuramente caldo, ancor prima che venisse codificato il genere musicale che cominciava a materializzarsi girando intorno ad acid, ambient e derivati. La parola sulla bocca di tutti era techno, ma stava arrivando anche qualcos'altro. Il sound trance ha fondamenti comuni con quello techno ed entrambi sono ispirati alla tradizione della musica elettronica europea. Ma si differenzia da esso basandosi non tanto sulla violenza e sulla forza di rottura, quanto sull'ipnotismo e sulla dimensione onirica. È per l'appunto sullo stato di trance in cui si dovrebbe idealmente cadere ascoltando questa musica. Parlando di fonti primarie di ispirazione, è la stessa differenza che passa tra i Kraftwerk e i Tangerine Dream. Possiamo affermare che se la musica house affonda le proprie radici nella musica black del passato, la techno, ma soprattutto la trance per via delle sue attitudini melodiche e armoniche, edifica le proprie fondamenta sulla grande tradizione bianca europea. Da Bach a Stockhausen, da Beethoven a Klaus Schulze, da Mozart ai nuovi protagonisti della neonata scena trance. È difficile stabilire quale sia il primo brano trance, ciò non tanto per un problema di datazione, ma per ciò che decreta l'effettiva nascita di un ben preciso genere musicale. Il brano The Age of Love, The Age of Love, nel remix James Spoon, sancisce a nostro avviso la codifica di questa nuova musica. L'originale del 1990, il remix del 1992, è a firma Bruno Sanchioni e Giuseppe Chierchia, già precedentemente conosciuto col nome d'arte Pino D'Angiosi. Il nuovo sound vengono rispolverati i synth analogici accantonati nella prima metà degli anni 80 con l'avvento del sound digitale. Sintetizzatori quali Mini Moog, Pro One Sequential Circuits, Arp Odyssey o, per chi ha la fortuna di possederli, i grandi modulari Moog, Roland e Korg, vivono una seconda giovinezza e forniscono materia prima alla nuova musica che sta nascendo. Come già detto, il percorso di techno e trance è inizialmente sovrapposto, ma ben presto emergono le caratteristiche sonore di un nuovo stile che ricerca ipnotismo e stati onirici a scapito della connotazione violenta e provocatoria. Non a caso, alcuni dei protagonisti della scena techno che si indirizzano al nuovo genere utilizzano il termine trance fin dal nome del progetto, come nel 1990 i tedeschi Rolf Elmer e Doug Lehmer con Dance to Trance. Il brano Trope di Age del 1991 è da considerarsi trance pur possedendo i requisiti sonori riferibili alla acid house rivisti in chiave ossessiva ed ipnotica. Ma la principale particolarità del brano consiste nel basso che nei primi 50 secondi muove in levare puro col tipico suono che caratterizzerà gran parte della futura produzione trance e dance commerciale. Ben presto, tra il 1990 e il 1992, nasceranno label discografiche specializzate in musica trance e una nuova schiera di produttori andrà a costituire il nucleo dei padri fondatori del nuovo sound. Tra loro vi sono anche alcuni personaggi già protagonisti negli anni 80, come Sven Bath, che nel 1986, insieme ai futuri Snap, Luca Anzilotti e Michael Munzing, diede alle stampe la super hit Elettrica Salsa con lo pseudonimo Off.
Termina qui la prima puntata di Pezzi da 90 dedicata alla trance. Ci vediamo la prossima volta sempre su Enjoy Television. Ciao da Idatura.